Ciao a tutti! Ciao ragazzi e bentornati! Un paio di mesi fa, quando eravamo a Milano, abbiamo installato un nuovo set di gomme al nostro Totò. Abbiamo preso 5 Cooper Tires Discoverer ST Max, ma il nostro treno di gomme precedenti, le Cooper Tires Discoverer AT3 4S, erano ancora in buono stato, avevano ancora un 75-80% di battistrada e quindi abbiamo deciso, invece di mandarle a un centro smaltimento, di dargli una seconda vita, di prolungare il loro uso prima di essere riciclate. Abbiamo così lanciato una raccolta fondi con la nostra Onlus Strato Give Back nella speranza di poter raccogliere abbastanza denaro per poter piantare 500 alberi. E fu così che l'iniziativa 5 gomme per 500 alberi fu creata. Abbiamo messo le ruote in vendita a 195 euro e sono state conservate presso Pneo Service di Milano, lo stesso gommista che ci ha anche installato le gomme nuove. Dopo qualche settimana siamo stati contattati dal signor Pelanconi Graziano che voleva acquistare le gomme. E vogliamo anche cogliere l'occasione per ringraziare il signor Graziano, in quanto nonostante ci fossimo accordati al prezzo finale di 195 euro, lui ha in effetti pagato le gomme 250 euro, una volta che ha saputo che questi fondi sarebbero stati utilizzati per azioni benefiche. E ringraziamo anche la Pneo Service di Milano per aver conservato le gomme mentre aspettavamo per l'acquirente e anche per aver partecipato alla nostra iniziativa installando le gomme gratuitamente al signor Pelanconi. I 250 euro sono stati utilizzati per piantare non 500 alberi, ma 1175 alberi, di cui 1025 sono mangrovie piantate in Mozambico in sostegno di Eden Reforestation Project e 150 sono alberi autoctoni piantati in Malawi in sostegno di Wells for Zoe. Siamo particolarmente felici riguardo alle 1000 più mangrovie che sono state piantate in Mozambico. Forse non lo sapete, ma le mangrovie sono infatti dei super alberi che assieme alle alghe e alle barriere coralline creano un unico ecosistema che protegge e mantiene sane le coste. Forniscono inoltre un habitat essenziale per migliaia di specie e con il loro sistema intricato di radici proteggono i litorani dall'erosione, quindi preservando la terra, le persone e gli animali che ci vivono, dal mare mosso e dalle tempeste. Inoltre recenti studi hanno dimostrato che le mangrovie possono sequestrare fino a 4 volte in più carbonio rispetto alla foresta pluviale e immagazzinano tutto questo carbonio nelle loro radici sottoterra. Inoltre sono rimasti 100 sterline che abbiamo deciso di donare a Sea Shepherds UK. Sea Shepherds è una delle poche organizzazioni di beneficenza che crediamo stia effettivamente facendo qualcosa per proteggere i nostri oceani e le specie marine, portando i criminali dell'oceano alla giustizia. Sono operativi da più di 40 anni e tra le varie cose combattono la pesca illegale. Sono formati da un gruppo di volontari che hanno addirittura effettivamente affondato 13 baleniere o pescherecci illegali e speronate altre 5 senza neanche ferire una persona. Questo è stato il nostro primo evento raccolta fondi, le nostre prime azioni benefiche con la nostra Onlus Try to Give Back. Siamo molto fieri e orgogliosi di questo nostro progresso e speriamo che il nostro canale YouTube possa continuare a crescere per sensibilizzare ancora di più le persone verso quelle che sono le problematiche ambientali, ma soprattutto per poter continuare a raccogliere attraverso i nostri video fondi vitali da poter utilizzare per azioni come queste e molto altro. Per far sì che ciò accada abbiamo bisogno del vostro aiuto e supporto e basta semplicemente regalarci un like, condividere questo video, i nostri video e iscrivervi al nostro canale. Grazie mille e fateci sapere cosa ne pensate di questo video nei commenti. Grazie per essere con noi. A presto.